Accompagnato dal suono delle sirene e da un applauso, il feretro di Maurizio Berardinucci ha lasciato la caserma di Viale Pindaro su un mezzo dei vigili del fuoco, sulla bara il tricolore e il casco di servizio. L'uomo, 47 anni, uno dei tanti eroi della quotidianità, è morto sabato scorso all'ospedale Gemelli di Roma a causa delle gravi ferite riportate nello scoppio della fabbrica pirotecnica di Giacomo il 25 luglio scorso a Città Sant'Angelo. Tanti colleghi giunti anche da fuori regione per dare l'ultimo saluto a Maurizio, ma tanti anche i cittadini che ben conoscono i rischi e i sacrifici che ogni giorno affrontano i vigili del fuoco. Presenti anche le istituzioni con i gonfaloni, le forze dell'ordine e le associazioni, i comuni di Montesilvano, dove il vigile viveva con la famiglia dove è stato sepolto, e di Pescara, dove lavorava, hanno decretato il lutto cittadino. Il corteo di familiari, amici e cittadini ha accompagnato il feretro in una marcia silenziosa, interrotta solo da alcuni applausi e dal suono delle sirene dei mezzi dei pompieri. Le esequie, alle quali hanno preso parte anche alcuni componenti della famiglia di Giacomo, che nell'esplosione della fabbrica ha perso 4 membri, sono state officiate in maniera solenne nella cattedrale San Cetteo a Pescara dal vescovo Valentinetti. Maurizio era gioviale ed altruista, sempre pronto all'azione, per questo si è distinto in numerosi interventi di soccorso in cui ha dato prova di essere animato dai più grandi e veri ideali che ispirano un lavoro così particolare, ha detto il comandante provinciale di Pescara Pietro Di Risio durante la cerimonia funebre. Quel giorno del 25 luglio scorso è partito insieme ai suoi colleghi nel tentativo disperato di salvare vite umane, ben sapendo il pericolo che quella situazione infernale poteva rappresentare. Per noi, ha concluso il comandante, Maurizio rappresenta i valori ispiratori del nostro lavoro di vigili del fuoco, il senso di sacrificio e l'amore per tutti i nostri concittadini bisognosi di aiuto.